contenute all'interno di alcuni alimenti. Ad esempio nella carne, nel formaggio, nelle uova, nei legumi, nel latte e nei suoi derivati. Con la digestione... Ti sei perso il meglio! In che senso? La maestra ci ha appena parlato del grana padano. Che possono essere assorbite facilmente. Ci ha detto che questo formaggio deriva da un'antichissima formula, padano, vecchia, però, di 1000 anni fa. Come? Un formaggio che ha 1000 anni? Ma dai, pensa se invece la trovassimo. Come una caccia al tesoro, eh? Davide, ti alzi per favore? Adesso mi ripeti tutto quello che ho detto, visto che la lingua non ti manca. Ha detto che le proteine sono state create dal mago grana padano che ha 1000 anni. Va bene, adesso potete mettere via. Ma possibile che non capisci mai niente? Sei tu che suggerisci male. Beh, allora la prossima volta ti arrangi. Davide e Irene, venite qui per favore. Ma cosa avevate tanto da chiacchierare? Stavamo dicendo che sarebbe bello saperne di più sul grana padano. È vero, Davide? Sì, sì. Allora, io conosco una persona che vi racconterà molte cose interessanti sul grana padano. Hai portato la mappa del tesoro? Ma sta zitto. Alba! Mamma, c'è Irene! Hai finito di mangiare? Sì! Allora vai. Ciao Irene! Noi siamo pronti! Dai, prendi la tua carcassa a due ruote! Avvisa Brenno, ci vediamo alle quattro strade! Brenno? No. No. Eccolo, il solito ritardatario. Oh, fermati! Fermati! Adesso non posso fermarmi, se no mi si spegne il motore. Sei sempre il solito. Ehi, mi potete dire dove stiamo andando? Da un vecchio casaro. Ma tu pensa a pedalare, che è tardi. Dovrebbe essere quella la casa di Giulio. Signor Giulio! Signor Giulio! Ma qui non c'è nessuno. Io... Sono qui, ragazzi. Vi stavo aspettando. Entrate pure in casa. Intanto un buon bicchiere di latte. Signor Giulio, ma è vero che lei ha fatto il grana padano per tutta la vita? Sì, da 50 anni e tutti i giorni dell'anno. Perché le vacche non vanno mai in vacanza. Fanno il latte anche i giorni di festa e anche il giorno di Natale. E voi, lo sapete come si fa il formaggio? Io so solo che la mia mamma lo compra al supermercato. E te ne mangi a quintali. Perché mi piace. E fai bene, perché non solo è buono e genuino da mangiare, ma è il frutto di una bellissima terra, la pianura padana. La maestra ci ha detto... Stai fermo! La maestra ci ha detto che esiste un'antichissima formula per fare questo formaggio. Sì. E in quella ricetta c'è tutta la magia del grana padano. Se volete, vi porto nel posto in cui è nata questa ricetta. Ecco, adesso ci porta dal mago. La storia del grana padano va di pari passo con le vicende storiche che si sono susseguite in questa grande pianura. Ma quanto è vecchia questa storia? Risale a tanti anni fa, centinaia di anni fa. Thank you.
Immaginate queste zone, che oggi sono così ben coltivate. Un tempo erano coperte da un'immensa e fittissima foresta, attraversata da numerosi corsi d'acqua che, nelle zone più basse, creavano acquitrini e paludi. Le vie di comunicazione erano diventate insicure e poco praticabili. Questo avviene dopo le invasioni barbariche, che hanno posto fine al periodo di ricchezza e potenza dell'Impero Romano. L'Italia, e in particolare l'Italia del Nord, conobbe un lungo periodo di decadenza e povertà. La gente, sempre più povera, aveva abbandonato le campagne, che erano state invase dal bosco e dagli acquitrini. Ma che chiesa è questa? Siamo arrivati all'abbazia di Chiaravalle, uno dei monasteri più importanti della pianura padana. Eccoci, ragazzi. Vi ho portato qui perché proprio in questo luogo dove i frati cominciarono a produrre le prime forme di grana padano. Infatti, intorno all'anno 1000, grazie a questo e ad altri monasteri, iniziò la ripresa economica e sociale di queste pianure. E piano piano vennero portati alla luce terreni molto fertili. E le piccole contrade tornarono alla vita. Questo grazie a quelli che possiamo definire i primi eroi di questa storia, i monaci che obbedivano alla regola di San Benedetto, ora et labora. Vediamo se c'è padre Alberico. Buongiorno. Benvenuti a Chiaravalle. Buongiorno, padre Alberico. Buongiorno, Giulio. Che nome strano, padre Alberico. Alberico, Sant'Alberico, è uno dei santi fondatori del nostro ordine, esattamente secondo abate di Citeaux. E io ho preso il suo nome. Chi mi hai portato oggi? Sono quattro ragazzi ansiosi di conoscere la storia del grana padano. Beh, allora siete arrivati nel posto giusto. Tutto iniziò nel 1135, anno di fondazione dell'abbazia di Chiaravalle. I primi monaci che si insediarono qui erano eruditi studiosi, ma anche grandi lavoratori. Si deve a loro l'imponente lavoro di prosciugamento delle paludi e di disboscamento delle foreste, che ricoprivano gran parte della pianura del Po. I contadini divennero allevatori e aumentarono di molto il numero dei capi di bestiame e quindi la produzione del latte. Ovini e bovini ne producevano molto, tanto che a un certo punto fu superiore alle necessità quotidiane. Così divenne indispensabile trovare un modo per conservare quello che non veniva consumato. E fu qui che i monaci misero a punto una ricetta che, partendo dal latte e utilizzando una sostanza ricavata dallo stomaco dei vitelli lattanti, che in seguito si sarebbe chiamata caglio, permetteva di ottenere una cagliata che, lasciata riposare, col tempo diventava sempre più buona. I frati insegnarono questo metodo ai contadini e la trascrissero su pergamene. Questa fu la prima ricetta del futuro grana padano. Anche oggi la pianura padana è il luogo di produzione del grana padano. Le Alpi, come sapete, incorniciano la pianura del Po e sbarrano la strada ai venti freddi che vengono dal nord. I laghi e i fiumi che attraversano i territori di produzione del grana padano permettono l'irrigazione dei prati anche nelle stagioni più siccitose. Tutto questo ha favorito lo sviluppo della zootecnia e dell'industria lattiero-casearia. Le numerose vie di comunicazione hanno sempre agevolato gli scambi commerciali.
anche con gli altri paesi europei. Gli allevamenti e i caseifici sono diventati meglio attrezzati e determinanti per la crescita di un settore che oggi è fondamentale per l'economia dell'Italia del Nord. Questo è uno dei tanti allevamenti dove si produce il latte per fare il grana padano. Ma è qui dove si fa il formaggio? Guarda, caro Davide, che prima di fare il formaggio bisogna mungere le vacche. Venite a vedere, ci sono i vitellini. Che belli! Entrate pure, ragazzi. Sì, ma state calmi, nella stalla le vacche sono tranquille. E in fondo siamo a casa loro. A me sembra che in un luogo così chiuso le mucche non vivano troppo bene. Sembra. Ma qui le vacche sono allevate in modo da evitare loro tutte le cause di malessere. Le stalle in cui viene prodotto il latte per fare il grana padano devono permettere agli animali di muoversi liberamente e di scegliere il momento del pasto, del riposo e anche quello per uscire all'aperto. Giulio, se gli do da mangiare, mordono? Ma no, Brenno, le vacche sono buone e soprattutto sono erbivore. Ah, guardalo, ha paura delle mucche. Mangia, dai. Le vacche mangiano in gran parte foraggio, soprattutto erba medica e tanti altri tipi di erba. Ma questo fieno dove lo prendono? Dunque, le fertili pianure solcate dal Po permettono la coltivazione di grandi prati di erba medica e di ampi appezzamenti di mais. Entrambe le colture sono alimenti ad alto valore nutritivo. La medica viene essiccata per ottenere un foraggio altamente proteico che, raccolto in valle, viene conservato nei fienili e usato tutto l'anno. Anche il mais o gran turco, diventato una coltura tipica dell'area padana, usato come pianta intera tranciata dall'alto valore energetico, è un alimento ideale nella razione alimentare giornaliera per ottenere un latte idoneo alla produzione del grana padano. Ma le mucche mangiano solo fieno? No, le vacche da latte non mangiano solo fieno. Venite a vedere. Attenti. Ciò che possono mangiare è scritto chiaramente sul disciplinare di produzione, un insieme di severe regole emanate dal consorzio di tutela del grana padano. Ad esempio, esso vieta l'utilizzo di farine animali e di molti altri alimenti. Solo in questo modo il latte prodotto può essere utilizzato per fare il grana padano. Per la distribuzione del cibo ci vuole una stalla con una lunga corsia centrale dove viene disposto il foraggio. Parallela ad essa scorre la corsia di alimentazione da dove gli animali raggiungono la mangiatoia. Sì, ho capito. Ma allora, se le mucche mangiano, riposano tutto il tempo che vogliono, quando lo fanno il latte? Appunto, Giulio, questo latte quando lo vediamo? Eccolo il latte! Guarda che roba, è caldo! Sì, caro Davide, buono e fresco di giornata. Come vedete, ora l'allevatore sta preparando le vacche per la mungitura meccanica. Dopo aver accuratamente pulito le mammelle, controlla che tutto sia in ordine. Le bovine da latte vengono munte due volte al giorno, una al mattino presto e una nel tardo pomeriggio. Poi il latte viene raccolto in questo grande contenitore, da dove viene prelevato un campione per controllare che la composizione microbiologica del latte sia idonea alla produzione del formaggio. Questo latte dove lo portano? Lo portano nel caseificio qui vicino per essere lavorato. Ma Alba, non la vedo più. Dov'è finita? Alba! Alba! Sono qui. È da un'ora che ti stiamo cercando, ma cosa stai facendo? Ho trovato queste cose, hanno delle forme così strane. Ma siete venuti a curiosare proprio nel posto giusto, eh? Sono i vecchi attrezzi che si usavano tanti anni fa per fare il formaggio. Io questi li ho già visti. Li ho già visti qui. Hai sbirciato nell'album delle mie vecchie foto, eh? Sì, io? Mm. No! Sì, no. Sì! Dovete sapere che queste foto mi riportano indietro negli anni. Quando ero un ragazzino, mi piaceva lavorare in caseificio.
Era molto faticoso, ma aiutare mio padre mi riempiva di orgoglio. Una cosa mi affascinava: i suoi gesti, sapienti, misurati, ripetuti con precisione e perizia. Una grande abilità in ogni mansione. Sapete come si faceva per controllare se il latte era caldo al punto giusto? Si immergeva il gomito e si sapeva con esattezza se aveva raggiunto la giusta temperatura. Quel lavoro era duro, ma io lo amavo e volevo farlo anche da grande. Ogni giorno si ripetevano le stesse azioni ed io imparavo. Ogni giorno vedevo come per magia il latte trasformarsi in formaggio. Era la nostra vita. Per questo mio padre volle regalarmi un coltellino con inciso il mio nome, segno che mi affidava la sua arte. Un'eredità passata dalle sue mani alle mie. Guarda che ridicolo! Non è proprio della tua taglia, vero Brenda? Comunque dovete portare un po' di pazienza perché la lavorazione in caseificio avviene sotto stretto controllo igienico. Per questo che vi hanno dato le magliette. Siamo nella sala per la lavorazione del latte. Come vedete è dotato di moderne attrezzature. Wow, ma cosa sono questi? Ehi, fate attenzione a non caderci dentro, eh? Sembrano i pentoloni dei giganti! È vero! Sono le caldaie per fare il formaggio. Come vedete assomigliano a una campana rovesciata, proprio come quelle di una volta. Adesso andiamo a vedere cosa succede nell'altra caldaia. Tra poco la riempiranno tutta di latte fresco e parzialmente scremato. Parzialmente scremato? Ma che cosa significa? Prima di arrivare in questa caldaia, il latte viene liberato dalla panna, che è la parte più grassa del latte. Essa viene in superficie dopo aver lasciato riposare il latte per alcune ore prima della lavorazione. Adesso, con l'aiuto di un tecnico specializzato, inizieremo la vera e propria lavorazione del formaggio. E così abbiamo accontentato anche Davide. Wow, quanto latte, Giulio! Sì, ce ne va proprio tanto. In questa caldaia ce ne vanno 1000 litri. Pensate che per fare 1 chilo di formaggio servono ben 15 litri di latte. Il latte, a questo punto, viene sottoposto ad un'altra analisi, prelevando un campione direttamente dalla caldaia, secondo i criteri del disciplinare di produzione. Al latte è già stato aggiunto il siero innesto. Il siero innesto? Cos'è? È il liquido che rimane nella caldaia dopo aver fatto il formaggio. Nel siero lasciato riposare si moltiplicano i fermenti lattici che permettono al formaggio di riuscire bene. Adesso allontanatevi perché aumenterà il calore della caldaia. Giulio? Ma dov'è il fuoco? Io non lo vedo. Non puoi vederlo perché il fuoco non c'è. Oggi le caldaie non sono più riscaldate con il fuoco del camino, ma ci pensa il vapore che circola all'interno di un doppio fondo e che permette al latte di raggiungere una temperatura controllata. Ora ragazzi, fate attenzione perché aggiungeremo al latte il cadmio. Le sue proprietà erano conosciute anche dai monaci e da allora è sempre stato usato per far coagulare il latte. Ma allora è davvero come la formula di un mago? Sì, è una grande magia della natura. Ora il latte sta coagulando e il tempo di coagulazione è molto breve e bisogna tenere sotto costante controllo la temperatura. Questo attrezzo assomiglia a quello che ho visto nella vecchia foto del tuo album. Bravo! Hai visto proprio bene. Infatti, lo spino moderno non è molto cambiato rispetto a quello di una volta e anche la sua funzione è rimasta la stessa, quella di frantumare in piccoli granelli la carrata. Il casaro, ancora oggi, verifica la consistenza dei granelli direttamente con la mano, la cui sensibilità è affinata da una grande esperienza e maestria. Dopo aver alzato la temperatura della caldaia, i granuli che sono più pesanti si depositano sul fondo e diventano un'unica massa compatta.
Ora il formaggio è quasi cotto al punto giusto. Eccola la massa caseosa, che servirà per due forme di grana padano. Ma non ha la forma di un formaggio. Beh, è un po' presto per dirlo. Subito viene raccolta in un telo, ben legato a un solido supporto, e lasciata per un po' di tempo immersa nel siero. La cagliata, prima di uscire dalla caldaia, viene divisa in due parti per ottenere due forme e separata accuratamente in due nuovi teli. Ognuna di queste forme adesso verrà stretta all'interno della fasciera e lasciata scolare. Ci vuole la mano sapiente del casaro per fare questa operazione, avete visto? Sopra, poi, viene messo un peso per comprimere meglio le forme. Dopo circa due ore, la forma viene rivoltata per agevolare l'uscita del siero. Una volta asciutta, tra la fasciera e la forma, viene inserito uno stampo per imprimere il marchio Grana Padano. La fasciera poi sarà sostituita da uno stampo in acciaio per dare al formaggio la caratteristica forma bombata. E come vedete, sulla crosta del formaggio si sono impressi piccoli marchi del Grana Padano, il mese di produzione, il numero del caseificio e la sigla della provincia di provenienza. Questi sono i marchi di origine. E a questo punto le forme sono pronte per fare un bel bagno nell'acqua salata, dove rimarranno per una ventina di giorni. Una volta asciugate, le forme vengono portate nel magazzino per la stagionatura. L'ultima fase per diventare grana padano. Ma quante forme ci sono qui? Pensate che solo in questo caseificio producono più di 100 forme al giorno. E per tutti i giorni della settimana. In questo ambiente la temperatura e l'umidità sono costanti. Ed è il tempo ora il vero protagonista. Questo instancabile aiutante meccanico può svolgere il lavoro di molti uomini. Infatti, nel magazzino di stagionatura, le forme vengono costantemente girate e spazzolate. Durante la stagionatura, tutti i componenti del latte maturano e si trasformano. Dovete sapere che il formaggio diventa più digeribile del latte stesso. E adesso è giunto il momento di stabilire definitivamente se è diventato davvero grana padano. E questi sono gli ultimi controlli degli esperti del consorzio, i battitori. Essi sono gli eredi di un'arte e di un mestiere antichi come la storia del formaggio. Con questo speciale martelletto, la forma viene battuta su tutta la sua superficie. Al nostro orecchio deve giungere un suono uniforme che conferma la compattezza della pasta interna. Il grana padano è un alimento importante per voi bambini perché è ricco di elementi nutritivi. Adesso apriremo una forma che ha ben 18 mesi di stagionatura, un tempo ideale per far raggiungere al formaggio una fragranza e un sapore straordinari. Nel grana padano ci sono molte sostanze proteiche indispensabili per la crescita e molto facili da digerire. Assaggiate un pezzetto, coraggio! Perché le proteine che erano presenti nel latte sono Grazie. State spezzettate dai batteri presenti nel formaggio e, in un certo senso, sono state predigerite. Poi ci sono delle preziose sostanze grasse che apportano anche energia, quindi molto calcio, utile per irrobustire le ossa, vitamine che svolgono importanti funzioni di protezione dell'organismo e sali minerali che regolano il controllo del nostro corpo. Giulio, ma che cosa sta facendo? Sta marchiando a fuoco le forme, come è stabilito da un'altra importante regola del disciplinare di produzione. Con questo marchio il consorzio stabilisce che il formaggio ha tutte le caratteristiche di bontà e sanità richieste e lo dichiara definitivamente grana padano a denominazione di origine protetta. Ma che cos'è il Consorzio di Tutela del Grana Padano? Il Consorzio di Tutela del Grana Padano è nato nel 1954, quando ero ancora nel pieno della mia attività. E in questo edificio c'è la sua moderna sede. Allora, tutti i produttori decisero di riunirsi in un unico grande gruppo
per difendere e far conoscere questo importante formaggio italiano. Ma quanto è grande il consorzio? Sono più di 200 caseifici sparsi in 5 regioni del nord Italia. Il consorzio di tutela del grana padano vigila affinché tutti gli associati rispettino le regole di produzione e che altri formaggi prodotti con sistemi non tradizionali si fregino di questo nome. Inoltre fa conoscere il grana padano nel mondo. Brenno? Dove siete? Brenno! Mamma, chissà cosa mi sono perso. Per Giulio, Davide, Alba, Brenno e Irene. Grazie di tutto. Era tempo che non trascorrevo ore così speciali. E questi ragazzi sono riusciti a regalarmi un nuovo, semplice entusiasmo. Sì. Mi hanno proprio ricaricato. Curiosi. Con la voglia di sapere. Quel coltellino. Era ora che uscisse dalla sua vecchia scatola. Nelle loro mani adesso avrà un significato molto più importante. Ricorderanno questa giornata e sapranno guardare con occhi diversi ai prodotti della terra, di questa bella terra, frutto di una lunga storia, di fatica, di ingegno e di una grande tradizione.